Un anno passa in fretta, ma di cose ne succedono in quantità. Vediamo in sintesi gli eventi più rilevanti del 2019 per la città metropolitana di Firenze, tra ordinaria e importante amministrazione, appuntamenti speciali. L'anno si apre con un bel dato relativo all'attrattività di Palazzo Medici Riccardi, che registra quasi 18.000 ingressi mensili, oltre 6.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Febbraio porta con sé il secondo atto della rivoluzione tranvia, con la messa in esercizio della T2 Vespucci e la grande inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A marzo il convegno, in occasione del centenario del terremoto del Mugello, interessato da scosse sismiche anche in dicembre. Per l'arte, Palazzo Medici ospita la grande mostra Heroes Bowie by Sukita. In tema di mobilità d'area vasta, il Consiglio approva sempre in marzo il biglietto unico metropolitano, molto apprezzato dall'utenza e già previsto nel piano strategico dell'ente. Per le scuole, nel corso di un'assemblea con gli studenti, si annuncia il progetto per una nuova sede del Meucci Galilei. Torniamo sulla pianificazione strategica. In aprile si fa un primo bilancio del progetto Giustizia Semplice in collaborazione con Tribunale, Università, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Aprile è inoltre il mese di Leonardo, con le inaugurazioni delle mostre Leonardo e Firenze, Palazzo Vecchio e Alle origini del genio a Vinci. I lavori di riqualificazione e restauro del complesso di Sant'Orsola, a cura della città metropolitana, avviati a fine 2018, vedono l'arrivo di una supergru dal peso di 16 tonnellate. Una vera svolta per questa fase di cantiere. Maggio, inoltre, e soprattutto il mese delle elezioni, con la conferma di Dario Nardella, sindaco di Comune e Città Metropolitana di Firenze, e diverse nuove presenze in comuni grandi e piccoli. A maggio, infine, partono i lavori sulla FIPILI per il miglioramento della sicurezza nel tratto tra Montelupo e la Strassigna. In giugno si riunisce per la prima volta la nuova conferenza metropolitana, composta dai sindaci di tutti i comuni. Nel corso dell'incontro vengono fissate, per il 29 settembre, le elezioni per il nuovo consiglio. Luglio arriva una nuova grande mostra in Palazzo Medici, Make Art, Not War, con le opere di Shepard Fairey, noto al grande pubblico per il ritratto di Obama. A fine luglio, inoltre, l'apertura del quinto lotto della SR 429 tra Dogana e Brusciana. Un bel traguardo per la mobilità, non solo metropolitana. Agosto non è stato certo un mese statico, si tiene, tra l'altro, il sopralluogo per la complanare alla SR 69 nel tratto che collega l'uscita incisa dell'autostrada 1 e Prulli nel comune di Reggello. Sempre in agosto partono i lavori per il tratto empolese della ciclopista dell'Arno. Evento di punta del mese di settembre sono le elezioni del nuovo Consiglio metropolitano. Per l'arte, in galleria, la bella mostra Firenze da competizione. In esposizione le auto storiche Ermini. Infrastrutture in primo piano a ottobre con la visita ministeriale al cantiere Alta Velocità di Firenze. Inoltre partono i lavori per la passerella pedociclabile tra Badia Settimo e San Donnino. L'opera, attesissima, è a carico della città metropolitana di Firenze per 4.300.000 euro finanziati con i fondi del piano periferie.
Oltre ai lavori del nuovo Consiglio, in novembre cominciano a riunirsi anche le nuove commissioni dell'ente, mentre si conclude il periodo per presentare le osservazioni al PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, documento al quale la Metro Città lavora da molti mesi con varie metodologie e strumenti, anche in ottica partecipativa. In dicembre, infine, un appuntamento molto atteso, la presentazione del sindaco del piano di mandato per i prossimi anni. Tema di cultura, tornano in Palazzo Medici il festival String City e le installazioni luminose del Flight Festival. Segui le attività della città metropolitana su cittametropolitana.fi.it.